Quarto anno per il prestigioso premio Terre del Bussento, che anche in questa edizione 2018 si svolgerà nell'affascinante location del castello baronale Palamolla di Torraca, piccolo borgo interno del Golfo di Policastro. Il premio vuole essere un riconoscimento ai tanti salernitani che con il loro operato si sono distinti nei vari settori di competenza, ponendosi all'attenzione nazionale ed internazionale, ma anche un omaggio e una sorta di ringraziamento alle personalità che, pur non essendo native della nostra terra, contribuiscono con il loro operato alla crescita della provincia di Salerno. Nelle tre edizioni precedenti tanti sono stati gli ospiti illustri. Tra gli altri sono stati insigniti del premio Terre del Bussento la giornalista di Sky TG24 Tonia Cartolano, l'eurodeputato Alfonso Andria, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il direttore artistico del Cifoni Film Festival Claudio Gubitosi e il regista Rai Nello Pepe. Nel febbraio 2018, inoltre, il premio ha avuto la sua prima Winter Edition. A casa Sanremo, durante le giornate del Festival della Canzone Italiana, è stato premiato l'assessore alle politiche turistiche della Regione Campania, Corrado Matera. L'edizione 2018 Terre del Bussento, organizzata da Cicas Turismo, si arricchisce quest'anno di un'altra sezione e di un altro premio. Il premio ad un salernitano illustre che nel campo dell'arte poetica ha conquistato un ruolo di primazia a livello nazionale. Parlo di Elio Pecora, il poeta amico di Moravia, di Pasolini, di Elsa San Giorgi, Francesca San Vitale e tutti gli altri grandi letterati che hanno popolato la Roma degli anni 60-70. Accanto ovviamente alle eccellenze salernitane in Italia e nel mondo, salernitani di nascita o salernitani di adozione, come Gabriel Zuchtriegel, il direttore del parco archeologico ma anche del museo archeologico di Pestum. Questo l'elenco completo dei premiati dell'edizione 2018 del premio Terre del Bussento Cicas Turismo. Il musicista e attore Nando Citarella, l'ambasciatrice delle Terre del Bussento Maria Rina, il presidente dell'associazione Open Onlus Anna Maria Alfani, il conduttore di Radio Kiss Kiss Pippo Pelo, il poeta e scrittore Elio Pecora, il direttore sala stampa Sacro Convento di Assisi Padre Enzo Fortunato, il titolare delle ceramiche artistiche Vincenzo Solimene, Giovanna Solimene e il direttore del parco archeologico di Pestum Gabriel Zuchtriegel. La serata sarà presentata dalla giornalista Maria Rosaria Sica con interventi musicali e di teatro a cura di Piera Lombardi ed Umberto Iervolino.